A Roma studiavamo nella stessa scuola, l'Antonio Locatelli di Tormarancio. Lei reparto femminile e io reparto maschile, perché una volta non c'erano le scuole promiscue. Di conseguenza vedevo sta bella ragazza, sempre circondata da altri corteggiatori, e diciamo che non avevamo un approccio felice, nel senso che lei stava per i fatti suoi e io per i fatti miei. Però l'attrazione era attrazione. Se non che ha avuto un attacco di appendicite e fu operata all'ospedale di Colleferro, perché lei proviene dalla cittadina, paesino, qui su chiamato Gorga. Nell'ospedale siamo andati a trovarla, perché io la conoscevo di quando stavo a scuola, e vedendola lì, è una cosa e un'altra, scatta qualcosa dentro di te che non puoi farne a meno. Tramite amici comuni ci siamo trovati un giorno ad un ballo, e un ballo di qua, un ballo di là, è venuta quella fiamma, mi sono dichiarato, e lei, dopo avermi fatto soffrire parecchio dicendo ma ok, devo studiare o meno, eccetera eccetera, alla fine mi ha detto di sì. Ci siamo sposati a Gorga, in un giorno favoloso, l'acqua cadeva da tutte le parti, però si dice che sposa bagnata, sposa fortunata. Di conseguenza oggi mi ritrovo con mia moglie, mia figlia, i miei nipoti, tutti stupendi. Quindi da allora buon Roma, che mi ha fatto conoscere mia moglie.